Ventenne foggiano aggredito da una baby gang, incendiata la porta della sua abitazione, al TG Blu la voce della sorella della vittima. Il presidente della regione Puglia, preoccupato dallo scontro del Movimento 5 Stelle, è attivo a sostegno dell'ex presidente del Consiglio Conte. Foggia, tra i 7 centri italiani universitari ospedalieri selezionati per la ricerca dell'efficacia del vaccino anti-Covid. Tutti gli appuntamenti di spettacolo, musica e cultura in provincia di Foggia nel fine settimana, viaggio tra gli eventi di Capitanata. Salve e ben ritrovati con l'informazione del TG Blu. In apertura di questa edizione la cronaca, l'ennesima brutta storia di violenza giovanile accaduta a Foggia, dove un ventenne è stato aggredito ieri a pochi passi dal centro storico della città capoluogo, poi qualcuno gli ha incendiato anche la porta della sua abitazione. Le immagini in questo servizio. Spedizione punitiva a Foggia contro un ragazzo di 20 anni da parte di alcuni adolescenti che hanno anche incendiato la porta d'ingresso della sua abitazione. È accaduto ieri sera in via Manzoni, nel centro storico della città. Secondo quanto accertato dalla polizia, il ragazzo avrebbe avuto un violento litigio con un 17enne e alcuni suoi amici per motivi ancora da accertare. Nel corso della colluttazione pare che gli aggressori abbiano minacciato che avrebbero incendiato l'abitazione del ventenne. La vittima, che ha riportato una lieve ferita alla testa, è riuscita a fuggire e raggiungere la sua abitazione, ma sarebbe stato inseguito dai ragazzi che hanno incendiato la porta d'ingresso del suo appartamento, che si trova al piano rialzato in via Capozzi. Le fiamme hanno spaventato la madre del ragazzo, una 56enne, che in quel momento era nell'abitazione con il figlio. La donna, per paura, è uscita dal balcone cadendo e riportando la contusione ad un fianco. Il ragazzo e la madre sono stati accompagnati al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, dove sono stati medicati. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco e anche gli agenti della squadra mobile della polizia, che sull'accaduto hanno avviato le indagini. Allora, io ieri sera ero a cena da amici. Stavo percorrendo questa strada perché io abito alle spalle. Ho visto tutta la polizia scientifica giù. Ho detto, cos'è successo? Stava mio fratello grande giù e diceva, no, hanno incendiato casa perché Andrea, mio fratello piccolino, ha avuto un litigio con degli amici, che erano, ovviamente non sono amici, sono... è questo. Poi non so più niente, sono andata all'ospedale, sono ritornata, mi ho messa fino alle 4 del della mattina a pulire a terra. Come stanno adesso suo fratello e sua madre? Stanno bene, tutto a posto. Si sa il motivo di questo litigio? Sciocchezze, per ragazze. Le ragazze hanno picchiato suo fratello e hanno incendiato la porta dell'abitazione. Avete paura adesso? Io no, però mia madre si è scossa. Ancora cronaca, perché una poliziotta, un vicequestore della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Foggia, è stata rapinata ieri sera alla periferia della città, nella zona di Parco San Felice. La donna stava passeggiando a piedi quando due persone con il volto coperto dalla mascherina e una armata di un coltellino l'hanno minacciata, facendosi consegnare la borsa che conteneva 300 euro e il suo telefono cellulare. Gli agenti della squadra mobile stanno ora visionando le immagini delle telecamere della zona per cercare di individuare gli autori della rapina. Cambiamo argomento, passiamo alla politica. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, segue da lontano lo scontro interno al Movimento 5 Stelle. Ben informati però parlano di un governatore preoccupato e molto attento all'evolversi degli eventi, pronto a ricominciare il lavoro interrotto dopo la caduta del Conte Bis, quando era impegnato nel dare una mano alla costruzione del partito personale dell'ex premier. Ufficialmente Michele Emiliano si limita ad osservare. È preoccupato per la frattura violenta all'interno del Movimento 5 Stelle, ma non se ne occupa né direttamente né indirettamente. Non ha sentito Conte e non sta lavorando per dare forma e sostanza alla creatura a cui l'ex premier potrebbe dar vita dopo la rottura con Grillo. Ufficiosamente però sono in molti a raccontare di un governatore molto attento all'evolversi degli eventi. La sua è stata la prima regione italiana ad aver importato il modello giallorosso del Conte Bis. Della sua maggioranza, fatta eccezione per Antonella Laricchia, il movimento fa parte organicamente e nella sua giunta siede la foggiana Rosa Barone, esponente del soggetto politico prossimo alla resa dei conti interna. Solo pochi mesi fa il presidente della regione era pronto a fornire truppe e classe dirigente al nuovo partito di Conte. La caduta del suo secondo governo e le voci insistenti di una sua lista personale in elezioni anticipate avevano suggerito ad Emiliano di ritagliarsi, almeno nelle intenzioni, uno spazio di primo piano nella nuova proposta politica di Conte. Poi tutto è naufragato
indagato, la nascita del governo Draghi e l'ambizione di Conte di guidare il movimento hanno messo in stand-by l'iniziativa del governatore, che ora tuttavia potrebbe riprendere, ricominciando esattamente dal punto in cui si era fermata. Emiliano non si espone in prima persona, ovviamente, ma le considerazioni del suo consigliere politico Giovanni Procacci, una delle voci più ascoltate dal presidente, inducono a pensare che la macchina si sia rimessa in moto. La scomunica del tragicomico Grillo a Conte e il discredito espresso nei suoi confronti, dice Procacci, significano che l'ex premier è sulla strada giusta. A Procacci fa eco, in modo ancor più esplicito, il capogruppo della lista CON in consiglio regionale, Gianfranco Lopane, secondo il quale ben venga una lista politica capitanata da Giuseppe Conte. Difficile pensare a Frasi in Libertà e non intravedere una strategia precisa, finalizzata anche a blindare l'alleanza siglata in Puglia. Secondo i bene informati, tutti i consiglieri del movimento e l'assessore Barone, nello scontro tra Grillo e Conte, sarebbero pronti a schierarsi con il secondo. Una scelta che dipende da diversi fattori, primo tra tutti la stima della forza elettorale che il partito di Conte potrebbe esprimere. Per il momento le rilevazioni sono tutte a favore dell'ex premier, che secondo i sondaggisti ammaccherebbe il movimento. Ma bisogna fare presto, molto presto, perché oltre a Bari e Roma, la partita riguarda anche le amministrative autunnali, in cui è urgente capire se l'alleanza giallorossa esista ancora e soprattutto con quali alleati e quale consistenza di consenso. E sulla difficile fase che sta vivendo in questo momento il Movimento 5 Stelle, questa mattina abbiamo ascoltato l'europarlamentare Mario Furore, che ha lanciato un appello all'unità nel segno del rinnovamento. Ascoltiamo. Onorevole, che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle, in particolare tra Conte e Grillo? Viviamo una fase sicuramente di rinnovamento. A Conte era stato affidato ed è affidato un rinnovamento dello statuto del Movimento 5 Stelle, ci sono state delle frizioni, ma io credo che rientrerà tutto. Noi dobbiamo ambire a un movimento unito, che sia compatto, che sia in grado di guidare il Paese in questo momento di difficoltà. Ieri Grillo ha aperto a un comitato dei 7, molto importante, per apportare modifiche allo statuto e al regolamento e al codice etico, e quindi accompagnare Conte in questa avventura. Credo che sia stata un'apertura pacifica e sarà un modo anche per tornare a essere uniti e compatti. Massimo Colia, sindaco di Stornarella, entra nel Consiglio regionale e nel comitato direttivo di ANCI Puglia. Il primo cittadino del centro di Cinque Reali City, già consigliere provinciale e componente nazionale dell'UPI, è stato nominato vicepresidente di ANCI Puglia dal presidente Domenico Vitto. Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo, ringrazio il Consiglio e il presidente ANCI per aver approvato la mia nomina, ha dichiarato Colia. Sono certo che lavoreremo in sinergia per rappresentare degnamente le istanze di tutti i comuni pugliesi. Questo risultato, ha proseguito ancora il sindaco di Stornarella, ritengo sia frutto di passione e impegno quotidiano ed è anche un riconoscimento al nostro territorio. E adesso parliamo di Covid. C'è anche Foggia tra i 7 centri italiani universitari ospedalieri selezionati per l'attività di ricerca finalizzata a valutare la necessità di una terza dose di vaccino anti-Covid. Intanto la Puglia continua a fare i conti con il taglio ai rifornimenti vaccinali disposto dal governo, proprio mentre la previsione è quella di una nuova ondata di contagi ad ottobre. C'è anche Foggia fra i 7 centri italiani universitari ospedalieri selezionati per l'attività di ricerca, prevista all'interno del Piano Nazionale della Vaccinazione, finalizzata a valutare la risposta anticorpale prodotta dall'organismo dopo la vaccinazione anti-Covid. Obiettivo dello studio, condotto oltre che nel capoluogo Dauno, a Palermo, Genova, Roma, Milano, Bologna e Padova, quello di poter disporre nel tempo di un'informazione verificata sulla necessità o meno di una terza dose di vaccino. Tema su cui il dibattito nella comunità scientifica è aperto ufficialmente. La ricerca, prevista dal Ministero della Salute e dall'Agenzia Italiana del Farmaco, da cui l'Istituto Superiore di Sanità ha ricevuto la delega a lavorare per indirizzare nel modo migliore l'andamento della futura vaccinazione anti-Covid, intende dunque mettere a sistema i risultati di tutti i centri e comprendere, sulla base degli esiti, se sia necessaria una terza dose e anche con quale tempistica quest'ultima vada eventualmente somministrata. E intanto, sebbene la curva dei contagi prosegua nella fase discendente, resta alta la guardia per la diffusione della variante Delta e anche per un'impennata di infezioni in autunno.
Dalla Regione Puglia la previsione è quella di una nuova ondata ad ottobre, ma anche sulla scorta dell'esperienza inglese la prospettiva è di un'incidenza minima in termini di ospedalizzazione. Continuare ad essere prudenti, quindi, resta un dovere per tutti. Il taglio delle dosi di vaccino destinate alla Puglia, però, è un problema su cui da Bari chiedono al governo nazionale risposte e soluzioni. Il governo sta cercando di capire quando Pfizer e Moderna potranno supplire al taglio delle dosi, afferma il governatore Michele Emiliano. È chiaro che si tratta di fare il calcolo di quanto tempo ci mettiamo a vaccinare tutti, ma se dovessimo arrivare nella stagione pericolosa senza aver vaccinato la popolazione a rischio, rischiamo altre ondate. La macchina vaccinale regionale è in grado di viaggiare in modo più spedito, sottolinea Emiliano, ma per farlo ha bisogno di rifornimenti adeguati. In questa fase, dunque, il piano vaccinale pugliese è concentrato nella gestione dei tagli, provando a limitare al minimo i disagi per la popolazione, nella speranza che Pfizer e Moderna possano concedere all'Italia un numero maggiore di dosi che permetta di attutire l'impatto negativo generato dalla riduzione delle consegne. E come ascoltavamo dal servizio, continua dunque a diminuire la curva dei contagi, 2689 casi di positività in Puglia, mentre la Capitanata è la provincia pugliese con il minor numero di positivi. Sono infatti ben 33 comuni della provincia di Foggia ormai Covid free, mentre in 21 comuni il numero dei contagi non supera i 5 casi. Notizie evidentemente positive che tuttavia non permettono di abbassare la guardia, di rallentare le misure di precauzione e protezione individuale, soprattutto nelle condizioni di maggiore rischio come luoghi chiusi e situazioni affollate all'aperto. In questi casi indossare la mascherina resta un dovere. Torniamo a parlare di cronaca, perché l'operazione internazionale di ieri, che ha sgominato una organizzazione albanese dedita al traffico internazionale di droga, ha evidenziato ancora una volta come la Puglia sia la meta preferita per l'approdo di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti che poi continuano il viaggio verso l'Europa. Un affare su cui la criminalità foggiana, in particolare quella del Gargano, da tempo intende gestire in maniera autonoma. Albania-Puglia è la rotta privilegiata del traffico delle droghe, un business sviluppato in continua ascesa in particolare sul Gargano, grazie alla conformazione geografica delle sue coste frastagliate con numerose insenature che rende difficile il controllo delle forze dell'ordine. Negli ultimi anni le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia hanno evidenziato come l'Albania rappresenterebbe lo scalo intermedio della gestione del flusso di stupefacenti provenienti dall'Afghanistan e costituirebbe anche il privilegiato punto di approdo per gli investimenti di capitali illecitamente accumulati dai sodalizi criminali pugliesi. Un business, quello del traffico internazionale della droga, molto florido per la criminalità della provincia di Foggia. In particolare, nel capoluogo Dauno, la società avrebbe stabilito solidi legami con le consortorie di matrice albanese, imponendosi con autorevolezza nella gestione del traffico, soprattutto di droghe leggere, provenienti proprio dall'Albania. Un business gestito dalla mafia di Foggia grazie alla collaborazione di alcuni clan della criminalità organizzata del Gargano. E l'affare della droga sarebbe stato anche la causa principale della nuova guerra di mafia fatta registrare sul promontorio all'inizio del 2017. Una tesi confermata anche nel corso del processo per la strage di San Marco in Lamis il 9 agosto del 2017, in cui fu ucciso il boss Mario Luciano Romito, Matteo De Palma e i contadini Aurelio e Luigi Luciani. E il narcotraffico potrebbe essere anche il movente, secondo gli inquirenti, del ferimento, avvenuto il 6 maggio scorso, di Giuseppe Ricucci, fratello di Pasquale Ficsec, il boss ucciso a Macchia l'11 novembre del 2019. E visto che da tempo le rotte del narcotraffico, dall'Albania all'Olanda, roccaforte europea per l'arrivo di grosse partite di stupefacenti, hanno scelto proprio le coste del Gargano, il clan dei Montanari intenderebbe gestire questo business in maniera esclusiva, spazzando o sottomettendo gli altri gruppi minori. Adesso parliamo di musica, perché con l'edizione 2021 ha spento la 25esima candelina alla rassegna Musica nelle corti di Capitanata. La rassegna, organizzata dal Conservatorio Umberto Giordano di Foggia ed ospitata nella cornice del chiostro di Santa Chiara, si conferma uno degli eventi più seguiti e di maggiore spessore artistico della provincia di Foggia. Il servizio è curato da Tonio Toma. 25esima edizione, quella del 2021, per la rassegna Musica nelle corti di Capitanata, organizzata dal Conservatorio Umberto Giordano nel chiostro di Santa Chiara, da qualche anno confermatosi un valido spazio per eventi e concerti. Ieri l'applauditissimo concerto dell'Orchestra Sinfonica Young, un giovane ensemble musicale che completa il percorso didattico degli studenti iscritti ai corsi ordinamentali
Il progetto, diretto e coordinato dal maestro Rocco Cianciotta, docente di esercitazioni orchestrali, nelle intenzioni del suo ideatore Simone Genuini, agevola il passaggio degli studenti musicisti dalle aule del conservatorio alle platee dei live, portando subito gli alunni di fronte alle difficoltà pratiche di un concerto con tanto di pubblico. A proposito di pubblico, anche in questo caso le normative Covid impongono un massimo di 100 spettatori dopo una prenotazione obbligatoria e bisognerà affrettarsi per evitare di essere spettatori non in presenza delle prossime date e accontentarsi della diretta streaming sul sito del Conservatorio Umberto Giordano. L'Orchestra Sinfonica Young ha presentato brani del repertorio di Nino Rota, Claude Debussy ed altri compositori, intervallati dai brani in prima esecuzione ed elaborati dagli studenti delle classi di composizione di Daniele Bravi. Prossimo appuntamento lunedì 5 luglio nell'auditorium del Conservatorio Umberto Giordano, dove tra composizioni di Mozart e Beethoven si parlerà musicalmente dell'arte di arrangiare. Bene, è tutto per questa edizione, ma come ogni sabato vi lascio alla rubrica degli eventi che si svolgeranno in questo fine settimana in tutta la nostra provincia. Vi ricordo che l'informazione torna questa sera alle 20.05. Buon fine settimana a tutti voi. Ecco a voi la rubrica. Sabato 3 luglio il Teatro della Polvere che presenta Bovino, il Borgo si racconta, un progetto che vuole valorizzare il patrimonio storico dei comuni della Puglia. La bella Bovino, che conserva testimonianze dell'età preistorica, romana, medievale e moderna, è al centro della narrazione teatrale itinerante inscenata dagli attori del Teatro della Polvere, che durante il percorso organizzato per le vie del centro storico incontrano personaggi della storia che raccontano luoghi ed eventi ai gruppi di massimo 25 persone che a partire dalle ore 18.30, dopo una semplice prenotazione, possono parteciparvi. Cagnano Varano propone invece una full immersion per rivivere la giornata di un pescatore. 3 ore e mezzo partendo dal centro paese attraverso vicoli e sentieri che portano al lago di Varano per poi salpare in una escursione guidata tra falesi e spiagge in pietra e grotte. L'esperienza termina con la classica degustazione delle eccellenze gastronomiche. Le attività hanno inizio alle ore 17 presso la chiesa madre di Cagnano Varano e l'esperienza prevede un costo di partecipazione. Sabato 3 luglio al Parco Città, serata musicale completamente ideata per ascoltare i brani di Mina, interpretati dal gruppo Mina Moore Tribute Band. L'ingresso è a pagamento, ma i presupposti per chiudere gli occhi e ascoltare Mina a pochi metri da te ci sono tutti. La band, con un curriculum di tutto rispetto, impreziosisce le performance canore di Tonia Gramazio, sostenuta dalle voci di Carmela Puzio e Loredana De Stefano, per un imperdibile omaggio a Mina e alle sue meravigliose canzoni. Domenica 4 luglio inaugura il suo calendario delle attività estive il Museo del Territorio di Foggia. Sere d'estate, programma per tutte le famiglie, fatto di cultura e libri. Alle ore 20.30 di domenica parte con una serata di letture animate, intitolate Tra storia e fantasia, per bambini da 6 a 12 anni. Saranno le varie sale del museo a fare da scenografia alla storia narrata e animata dal Book Club Leggermente Noi di Ortanova. Il museo sarà aperto in maniera straordinaria anche al mattino con visite libere e dalle 18 per visite guidate. Per gli appassionati dell'auto di ieri, domenica 4 luglio al porto turistico di Manfredonia si danno appuntamento le Fiat 500 per il Worldwide Meeting. L'emblema del boom economico degli anni 60 ritorna a radunarsi dopo lo stop del Covid. Ad organizzare il raduno è il Fiat 500 Club, insieme alle sezioni di Foggia e Manfredonia. Dopo la mostra statica, alle 12 le vie del centro città saranno animate dai colori, dai clacson delle mitiche utilitarie, oggi veri e propri mezzi da collezionismo. 40 opere che tracciano la vita dell'artista, i suoi pensieri, le sue gioie, le sue inquietudini, tutte trasformate in opere d'arte, presentate per quello che viene definito un vero e proprio viaggio nella vita di un grande maestro dell'arte contemporanea. La mostra è aperta fino al 31 agosto.